Ciao a tutti, da un po' di tempo avrete notato che la tab community è presente su tutti i canali, o quasi, nel senso che si stanno aggiornando. YouTube ci mette un po' a aggiornare tutti i canali perché sono veramente in tutto il mondo, tutti i canali del mondo, però adesso sarà disponibile in tutti i canali. Vi faccio vedere ad esempio alcuni miei canali che sono veramente piccoli, tanto per dire. Questo che ha 31 iscritti. Se vado sul tuo canale, ops, parte la musica, ma abbiamo la tab community anche su canali piccolissimi con pochissimi iscritti. A cosa serve questa tab? Serve moltissimo per chi non pubblica video tutti i giorni, ma comunque vuole pubblicare dei contenuti, mantenere costante contatto con il proprio pubblico. E ha anche un po' una funzione social, anche se al momento è proprio molto molto embrionale, però vi farò vedere come utilizzarlo, anche proprio come se fosse un social. Partiamo subito con quello che si può fare. Si possono, è chiaro, mettere delle immagini. Si caricano le immagini. Quando si clicca su immagine, c'è lo spazio, si clicca su un'immagine che avete sul computer, si trascina e viene postata. Qua possiamo scrivere un testo, possiamo scrivere quello che vogliamo. Possiamo anche semplicemente fare un post testuale, tipo ciao, come va? Pubblica, possiamo pubblicarlo o anche programmare il post. Potremmo programmarlo per quando pensiamo che il nostro pubblico sia più presente. Dopo di questo, adesso cambio di nuovo il tuo canale, torno sul mio canale principale. Sul canale principale e eccolo qua. Ovviamente andiamo il tuo canale e community, eccolo qui. Vedete, io ho fatto un po' di esperimenti. Si possono caricare anche dei video. Qual è la cosa bella di questa opportunità? Che se noi carichiamo un video, possiamo caricare un nostro video. Basta cercare un proprio video, qui ci sono tutti i miei short, vabbè, che tristezza. Ecco qua, vedete, tutti i vari video. Ma possiamo anche andare a caricare il video di qualcun altro. Basta scrivere qua, non lo so. Ecco, facciamo una ricerca di video, cerchiamo, ma guarda caso. E qui vediamo tutti i video che potremmo voler caricare sul nostro, sulla nostra tab. Questo può servire se magari abbiamo qualcuno che vogliamo, diciamo, far conoscere, se abbiamo tanti iscritti, ma anche per far conoscere noi stessi ai nostri iscritti. Ad esempio, non so, io posso dire, carico un video, cerco, andiamo in ricerca video, cerco. Ecco qua, postmortem jukebox, caso strano, mi è venuto proprio a lei, eccola qua, a lei Reinhardt, clicco e poi scrivo ragazzi questo è fantastico, la tastiera dall'altra camera quasi. Così possiamo far sapere ai nostri iscritti quali gusti abbiamo e possiamo interagire con loro anche al di là dei video che giriamo noi. Questo è molto utile proprio per mantenere viva la community del nostro canale e nel contempo far conoscere noi stessi un po' ai nostri iscritti senza dover ogni volta fare un video o altro. Questa qui è una funzione utilissima. Poi abbiamo sondaggio visivo e sondaggio testuale. Sondaggio testuale, scriviamo varie domande, possiamo aggiungere fino a un numero di 5 domande. E poi abbiamo il sondaggio con immagini. Avete visto che ho caricato un po' di cose. Ecco qua, vado subito al mio sondaggio. Ecco qua.
Io ho fatto un sondaggino così per prova e ho messo alcune immagini. Ovviamente non posso cliccare. Come vedete qui ho aggiunto un video di un altro canale. Qui ho messo alcune immagini. Insomma, si può fare veramente molto, però adesso arriviamo al lato social. Oltre a scrivere il testo, posso scrivere anche, posso linkare un canale, ad esempio, se scrivo, inizio a scrivere, inizia a suggerirmi tutti i vari canali, va a scegliere quelli a cui sono iscritto o quelli, diciamo, che hanno più attinenza. Penso che siano tutti quelli a cui sono iscritto. E quando lo clicchiamo viene inserito. Adesso non lo pubblichiamo questo. Andiamo a vedere se ce n'è uno di post dove avevo già. Ecco qua, vedete? Cosa succede? Che chi vede questo post, se clicca su uno di questi link viene mandato direttamente sul canale che io ho linkato. Ecco qua. È anche un modo facile per tornare da un canale all'altro. Perfetto. E questi sono i link. Ci sono poi anche gli hashtag. Puoi utilizzare un hashtag. E ovviamente quando si clicca vengono fuori tutti i video con quell'hashtag. Ovviamente ho usato Milano Misteriosa, io lo uso tantissimo, perciò vengono fuori prima di tutto i miei video con questo hashtag. Un'altra cosa che si può fare, molto interessante, quando si menziona un canale appunto con il chiocciola nome del canale, però per questo dobbiamo andare in YouTube Studio. Allora, commenti, abbiamo commenti e menzioni. Se clicchiamo su menzioni, vediamo tutti quelli che ci hanno menzionato. Ovviamente questi sono i miei canali di prova. Vedi post, vado sul post, eccolo qua, e lo posso condividere. Condividendolo, lo condivido sulla mia tab. Posso anche appunto mettere ancora una chiocciola e selezionare un canale, un qualsiasi altro canale per appunto per menzionare qualcun altro. Allora, vediamo un po', ecco, scriviamo qualcosa. Ecco, se io lo pubblico, ecco qua, poi torno nel mio canale. E poi subito sulla tab, prima che parte sempre la musica, eccolo qua. Adesso andiamo a toglierlo perché ok. Perciò quando veniamo menzionati possiamo condividere il post in cui siamo stati menzionati. Penso che non ci sia altro. L'opzione condividi ti porta al post solo sulla tua tab, non si può condividere su altri social, si possono commentare, si possono mettere mi piace, i voti negativi, non si può fare molto altro per il momento, però diciamo che già questo è molto utile. Intanto guardate i miei video di Milano Misteriosa, vi raccomando, e al prossimo video, ciao!